corro, ma quanto corro! Potrei dire di aver imparato prima a correre che a camminare. No, non ho subito amato la corsa, perché prima di tutto fatica, sofferenza e solitudine. Poi però la corsa mi è entrata nel cuore, perché è onesta, non tradisce e ne tiri fuori esattamente ciò che ci hai messo dentro. La corsa mi ha insegnato a non barare con me stessa, ma anche l'uguaglianza, la sofferenza e la bellezza. Alcune delle più belle amicizie sono nate proprio allo start di una gara e sono amicizie sincere. Nessuno sa nulla dell'altro, ci mostriamo così come siamo, in pantaloncini e maglietta. Nessuna differenza, nessun pregiudizio, un unico comune obiettivo. Non mollare un centimetro e tagliare il traguardo, possibilmente con il sorriso. Ed è proprio in occasione di una competizione di trail running che ho conosciuto Michele Graglia, l'ultramaratoneta, un tempo modello, vincitore di gare estreme. La Badwater, forse la gara più dura del pianeta. Pensate, 217 km nella Valle della Morte, in California, a più 50 gradi, di giorno e di notte. Ed è a lui che dedico la prossima ricetta, molto proteica e molto vegana, che a breve vi svelerò. Ed eccoci qua, dopo aver corso si cucina. Oggi prepareremo lo spezzatino di tempeh, patata e mandorle. Il tempeh è un derivato della soia gialla, si presenta come un panetto solido ed ha un sapore tutto suo ed è il prodotto in assoluto più proteico in campo vegetale. Io generalmente lo consumo dopo un allenamento importante o comunque una gara. L'altro ingrediente presente nel mio spezzatino di tempeh è la patata, con la B. È un prodotto molto utilizzato dagli ultramaratoneti, Michele Graglia ad esempio ne mangia un sacco perché ha tantissime proprietà, ha molti antiossidanti e anche un potere anti-aging. Infine, l'ultimo ingrediente importante della nostra ricetta sono le mandorle. Le mandorle sono ricche di vitamine e sali minerali e non dovrebbero mai mancare nella nostra tavola. g di tempeh, un mazzo di asparagi, una patata, 150 g di pomodorini datterini, 50 g di mandorle senza buccia, mezza cipolla piccola bianca, due spicchi d'aglio, un cucchiaio di amido di mais, curcuma, paprika, olio evo, sale, pepe nero. La ricerca scientifica ci ha fatto comprendere che i cibi fermentati possono essere molto utili per la salute umana. Il tempeh è di fatto un prodotto ottenuto proprio dalla fermentazione della soia gialla attraverso l'utilizzo di un tipo di fungo. La soia è un legume ricchissimo di proteine, che sono abbastanza complete tra l'altro. In più, la fermentazione fa sì che gli oligosaccaridi contenuti in questi legumi siano meno fastidiosi per il nostro intestino. L'aggiunta poi di mandorle dà quel tocco in più di nutrienti, in questo caso di calcio, di vitamine del gruppo B che sono importanti per il metabolismo energetico e anche per recuperare la fatica dell'allenamento. Per prima cosa andiamo a lessare il nostro tempeh per 4-5 minuti e facciamo una marinatura insieme alle mandorle, uno spicchio d'aglio, poi prendo un po' d'olio, un po' di sale, un po' di pepe, e andiamo a preparare la nostra base di verdure.
terminata la preparazione della patata, si passa agli asparagi. Aggiungo un po' di sale. Il nostro tempeh è pronto, lo andiamo a tagliare a cubettini. Andiamo a preparare il nostro legante. Amido, ne prendo circa un cucchiaio. Aggiungo un po' di paprika, un po' di curcuma, anche un pochino di pepe, un po' d'acqua. Questa è la consistenza giusta. Andiamo a saltare la nostra cipolla insieme all'aglio e la nostra patata. 3-4 minuti. Ci siamo, andiamo ad aggiungere i pomodorini. E poi adesso anche il nostro tempeh. E i nostri asparagi. Siamo pronti per impiattare. Il nostro piatto è pronto, io vi saluto e vi aspetto di corsa o in cucina.